Al Via, il Forum della Salute, la quarta edizione, è stata inaugurata questa mattina a Trani alla presenza del nuovo direttore del Dipartimento delle Politiche Sanitarie della Regione Puglia ed ex DG della ASL BAT, Giovanni Gorgoni, e dell'attuale direttore generale, Ottavio Narracci. Organizzazione, soprattutto una coscienza, una consapevolezza da parte di chi la organizza, cioè quella di fornire un'occasione di informazione, di scambio di informazioni e di confronto su tematiche di grande rilievo nella vita delle persone che riguardano soprattutto i temi della prevenzione, diciamo a largo spettro sulla salute. Non a caso noi abbiamo scelto quest'anno di utilizzare questa sede per presentare il nuovo rapporto sul registro tumori aggiornato al 2010, che è stato completato proprio nei giorni scorsi e che insieme al rapporto sulle malattie croniche presentato a luglio di quest'anno rappresenterà una fonte di informazioni accreditate, di informazioni epidemiologiche sulle quali tarare tutte le politiche, diciamo, di organizzazione sanitaria, di tutela ambientale, che sono molto attuali tra l'altro in questo territorio, però ecco sulla base di dati concreti, di dati accreditati. Mi piace pensare che quello che è stato fatto in BAT alla fine sia stato, se non meritorio, quantomeno di buon auspicio. Quindi ricomincio da qui, come dice una nota canzone italiana, si ricomincia esattamente da dove siamo partiti, con lo stile che avevamo in mente, ossia che salute non è solamente ospedali e ambulatori, ma significa prima di tutto stili di vita e promozione e cultura della salute. A fare gli onori di casa il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha spiegato l'importanza di educare alle buone pratiche per salvaguardare la salute. Siamo particolarmente contenti perché si parla di salute nel suo concetto più ampio, inteso appunto come benessere, che è un benessere chiaramente anche finanche sociale. Il concetto di salute è un concetto che deve essere inteso nel suo senso più ampio, non semplicemente, definiamolo così, sanitario, ma al contrario a 360 gradi. È chiaro che quindi in questo concetto così ampio un ruolo determinante lo giocano i sindaci, lo giocano le amministrazioni comunali, che devono chiaramente far tutto per far sì che sia garantito il più possibile proprio questo stato di benessere per il cittadino. La quarta edizione del Forum della Salute è stata aperta con il secondo rapporto registro tumori della provincia di Barletta-Andria-Trani, redatto dall'unità operativa di epidemiologia e statistica diretta dal dottor Enzo Coviello. È un rapporto che delinea molto bene la situazione dei tumori nella nostra provincia. Aggiorniamo la precedente banca dati che riguardava il 2006-2008 con i dati di due annualità, il 2009-2010. Quindi siamo riusciti in un anno a lavorare 2 anni di incidenza. Quanti sono i tumori? Beh, posso dirle che complessivamente dal 2006 al 2010 abbiamo nella nostra banca dati circa 9.000 casi di tumore registrati. Stiamo lavorando sul 2011 e 2012, per cui la banca dati contiene 10.000, oltre 10.000 casi di tumore registrati. È una risorsa importante di buona qualità che possiamo utilizzare per la preparazione di questo rapporto, di cui suggerisco la lettura. I nuovi dati sui tumori evidenziano come il rischio di ammalarsi per gli uomini è di 1 a 3, mentre per le donne è di 1 a 4. Il rischio di morte negli ultimi anni si è abbassato per entrambi i sessi, per il resto i numeri nella BAT non hanno evidenziato grandi variazioni rispetto al passato.